Nuovo in onda con Rotto the Riz, siamo sempre nello stesso giorno di prima, ossia il 15 di marzo, che non imparerò mai, ma intanto il prossimo giorno, cioè domani, sarà diverso. Siamo su Final Fantasy XV, episodio Dosuke, che stiamo già portando avanti da un paio di occasioni, e forse lo finiamo oggi. Quando finirà, terminerà probabilmente anche la live. Questa live, come tutte le altre, saranno disponibili su YouTube, sul canale YouTube di The Breakfast Bug, domani alle, verso le ore, ma non so, boh. Saluto Eddie, saluto Sil, che dovrebbero essere ancora online, forse no, in ogni caso grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo per essere entrato. Andiamo con Final Fantasy XV. Allora, dove siamo arrivati? Siamo un gruppo di emo punk post rock. Il nostro personaggio, che è quello lì che vedete con la tazza in mano, è il più triste di tutti. Abbiamo il figo del quartiere che però non può rivaleggiare con Lou Reed, quindi è solo un figo del quartiere. E poi abbiamo un chiaramente transessuale biondo perché fa delle battute strane e uno che ha un nome stranissimo che tendo a dimenticare perché è un nome brutto, molto brutto anche, ma tipo prostata, ma non è prostata, ma ci siamo quasi. Cosa dobbiamo fare? Ci troviamo in una radura strana, un po' con qualche boschetto, un lago, un grande lago e tantissimi animali feroci. La radura è tra due tratte autostradali, o probabilmente circondata da un'autostrada, non c'è dato a sapere, e abbiamo due aree di servizio principali con alcuni falò al centro della mappa, uno dei quali è questo qui, nel quale ci siamo riposati l'ultima volta. Come vedete siamo noi, Noctis, che è il nostro personaggio, questo qui, molto emo, che sta con i pantaloni alla pescatora, proprio perché siamo nel 2016, nel 2016 vanno benissimo i risvoltini, siamo un po' più avanti, quindi abbiamo i risvoltini quasi al ginocchio. Poi abbiamo Prompto, che è l'omino con il nome stranissimo, che è quello che vedete sulla sinistra di Noctis. Abbiamo il tipo cool, che ha anche il tatuaggio, è cool per questo. E è il tipo transessuale che ci sta provando, col tipo cool, chiaramente vanno sempre col più stronzo. Abbiamo seguito le tracce del nostro nemico maggiore che si chiama Behemoth. Intanto spero di essere online, non vedo online. Sì, ci siamo. Abbiamo seguito le tracce del nostro nemico Behemoth, che è un mostro cieco da un occhio, che sta tirando giù gli alberi e squarciando cose, vedendo gente, parlando, insomma, fa delle cose strane. E lo dobbiamo uccidere perché la sua pellaccia vale cara e vale abbastanza per riparare la nostra automobile. Che altro abbiamo? Abbiamo già incontrato e ci siamo già scontrati con il Behemoth una volta, scriptata questa partita, perché abbiamo dovuto fuggire senza portare a termine la partita. Una volta corsi a riparo, siamo entrati in una grotta stranissima. Abbiamo recuperato un summon, quindi un qualche cosa che ci potrà dare il potere necessario per battere il Behemoth. Adesso siamo usciti alla fine dell'ultima partita. Siamo usciti, abbiamo salvato nel falò, abbiamo mangiato quelle cose buonissime, che sono le cose più belle del gioco. E la missione ci richiede di andare a uccidere il Behemoth. Quindi adesso riprendiamo la partita, andiamo verso il vicolo che ci condurrà a lui. Io dimentico sempre i tasti, quindi so che c'ho una X per fare qualche cosa.
L1 riparati, boh, non so, io dimentico sempre i tasti, è una cosa tremenda, forse perché non ci ispira più di tanto il gioco. X per fare il colpo super e vediamo un po', mettiamo questi per riprendere un po' la mano, poi dopo andiamo a picchiare il behemoth. Ok, ah sì, c'è il sistema di controllo per prendere la presa, per agganciare il bersaglio, è tremendo, dire. Tutto il resto è fattibile, insomma ci si abitua abbastanza in fretta. Bisogna prendere X, tenere premuto X per continuare a dare dei colpi al nostro bersaglio. No, quadrato. X ci permette di fare l'attacco di quello. Triangolo ci fa l'attacco speciale e tondo è la schivata e salto. Io sono in pausa perché sono in combattimento, quindi dobbiamo scappare e scoprire dove sta il behemoth. Che forse di là. Qua c'è un'autostrada, io ho paura. Allora, dobbiamo andare a seguire la strada e andare fino alla stazione Chocobo. Da lì prendiamo il tunnel, che ci, tunnel, il passaggio tra le colline che ci permette di arrivare alla tana del Behemoth. Non possiamo sorpassare. Ho già provato a farmi investire per assecondare la sete di. Insomma, la ricerca della fine del mio personaggio non ce l'ho fatta. E lì dovrebbe esserci. Cioè, si fermano proprio le automobili e aspettano. Io adesso cerco di correre. Come vedete, il personaggio fa fatica perché siamo probabilmente in piena estate o primavera. Comunque, lui indossa un vestito che ricorda un po' anche Piton. E sarà di tutto di pelle. E la pelle sapete che scalda, per forza. Fa sudare, insomma, fa fare i vermi, quelle cose lì. Allora, dovrebbe. Sì, non ha senso correre, invece ha senso perché dobbiamo arrivare al nostro obiettivo. Ci fa bene un po' di esercizio, ha anche vero, ha anche ragione, ma magari con delle tennis e non con degli stivali acquistati, usati da Robert Smith. Ok, c'è da esaminare le tracce, è recidivo questo gioco. Per favore, Noctis, corri, dai, dopo ti regalo qualche pasto vegano. Con le proteine, come piace a te. Allora, dobbiamo fare tutto il biscione, sì, tutto questo biscione, spero, perché potrei anche. Magari c'era già la scorciatoia e non era necessario fare tutta sta strada qui. Maledizione. Però vabbè. Proviamola. Dai, corri Noctis. Siamo notte. C'è la nebbia. Ok. Questo è il primo passaggio. Abbiamo mezzo chilometro di corsa da fare. Avanza, avanza. Passa sotto. Dai, passa sotto. Se tanto mi dà tanto, il Behemoth ci sta aspettando nel luogo dell'ultimo incontro. Spero che mi sentiate perché in realtà non ho fatto il test. Sì, mi sentite bene, peggio per voi. All'ova, vediamo un po'. Dobbiamo correre. Non ci scontreremo con nessuno perché ha relativamente poco senso in realtà. Sì, è possibile fare livelli, ma non ce ne può fregare di meno di livellare. Qui passiamo sotto, avanza. Allora, i difetti di questa demo sono, come ho già detto, che si corre troppo. E c'è troppa mappa con così poche cose da fare. È vero che è una beta, è vero che è una demo, è vero che è tutto quello che volete. Però mi ritrovo sempre a dover correre per chilometri e al massimo scontrarmi con qualcuno, qualche stronzo che è lì fermo, qualche nemico che poi sono sempre gli stessi. Un gioco che dovrebbe uscire, cioè il gioco dovrebbe uscire a fine di quest'anno.
Mi auguro che magari ci siano mappe più corte, eventualmente, ma con più cose da fare, perché è sempre il problema di questi giochi qua. Allora, io devo andare là. Come faccio ad andare là? Che c'è una paratia. Siamo nella strada giusta? Sì. Allora, si passa di qua. Questo microfono è strano. Bene, bene, bene. Salvataggio, in caso di game over, ricomincerai la partita da questo punto. Quindi qualcosa si muove. Perché c'è il behemoth qua. Cioè, è il luogo del primo scontro. Teoricamente è ancora qua. Ciccione, adesso. Eccolo là. Bene, ora i nostri sono giù. Bene, io non voglio mischiarmi con loro. Oppala. Vedo brutta Noctis. Invoca, tieni premuto, tieni premuto, tieni premuto. Eccolo lì. Invocate il summon che ho. Eccola. E fu così che Noctis morì. Belle le proporzioni. Com'è Dino? Mira, mira, mira con R3. Dove devo mirare? Gatto poteva anche pestare con il piede. Tipo un gatto per lui. Easy win. Ah, fatto. Mi mancava veramente poco l'ultimo salvataggio. E ho fatto bene anche a dilungarmi un po' con l'altro gioco. Bene, abbiamo cotto il nostro nuovo cibo, il nostro nuovo sostenimento. Abbiamo fatto 4.000 di ESP. Abbiamo terminato la missione principale. Dobbiamo vendere il corno di Behemoth in un negozio. Quindi facciamolo. Allora, ci dice andate, correte 750 metri verso un negozio, quindi come vi ho detto è sempre così, cioè corri, 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 corri. Questo scontro è stato veramente stupido, nel senso che non c'è niente da fare di fatto. Se non sbaglio, qua c'è un passaggio, ok, che è il passaggio che abbiamo usato per fuggire come piccoli bambini durante l'ultimo scontro. Ok, abbiamo 600 metri, allora direi di andare in un punto di salvataggio qualsiasi, c'è un falò, spendere i 4.000 punti, e qua c'è un falò, spendere i 4.000 punti, e anche lì non ci sono evoluzioni reali del nostro personaggio momentaneamente. Dove cazzo era? Ok, alle nostre spalle. Ok, sì, là, quella pietra là, bene. Quindi andiamo a spendere i punti, salviamo, andiamo dal venditore più vicino, vendiamo il corno, ripariamo la macchina, quindi andiamo a ritrovare Sid e portiamo a termine il gioco. Ciao, ciao Sami, dovrebbe uscire al 31-12, a fine anno comunque. Io non sono per niente convinto di questo. Considera che questa demo, questa beta, beh, è una demo, questa demo
Anche se ha subito delle patch, quindi è una demo abbastanza intelligente. È terminata il primo di marzo. Quindi chi ha comprato Final Fantasy HD Type-0 non può più scaricarla, non la trova più sullo store. Non so se una volta che scaricata è riscaricabile, una volta cancellata, dopo averla scaricata. Non lo so, dopo magari ci provo perché sicuramente lo cancellerò, dato che non ho intenzione di rigiocare la beta. Ixo? Ixo? E bene, ci siamo accampati. Andiamo. E l'unica cosa è che mi aspetto elementi di trama più interessanti di vai a aggiustare la macchina. Non vorrei fosse solamente un open world classico e basta, insomma. Sì, l'hanno posticipato tantissimo, in realtà l'hanno venduto ben prima della sua realizzazione. Considera che questo gioco all'inizio non si chiamava Final Fantasy XV, ma si chiamava 13 versus 2, se non sbaglio. Gente che è molto più fanatica di me lo sa sicuramente e mi odierà per quello che ho detto. Però questo sarebbe dovuto essere un episodio dello spin-off versus, che è quello, se non sbaglio, anche in questo caso, anche qui mi potrebbero tagliare la gola, dovrebbe essere tutta la parte legata al lore dei cristalli, che in Final Fantasy non ci sono. Nei vari Final Fantasy classici. Qui abbiamo qualcosa sopra la testa. Che cazzo abbiamo? L'astronave, ok. L'astronave ci porta giù dei militi ignoti. Quindi, questo gioco sarebbe dovuto essere uno spin-off Final Fantasy XIII Versus 2. È diventato Final Fantasy XV. E qua le speculazioni ci lasciano libera gioia, nel senso, lo è diventato perché il 15 non sarebbe mai stato pronto, lo è diventato perché il 13 era più o meno, il 13 Versus era già designato come 15, o lo è diventato perché il 13 Versus era troppo fuori canone rispetto ai Versus e quindi hanno pensato bene di metterlo come 15, non lo so. Secondo me hanno messo 15 per far felici i fan. Però il fatto è che noi ci troviamo un gioco che ormai è stato annunciato anni fa, molti anni fa. E sappiamo che deve uscire anche Final Fantasy 14, quindi no, 14, 7, scusate. Quindi abbiamo questa Square Enix che sta lavorando su due Final Fantasy in questo periodo e sono tutti molto molto in ritardo. Il 15 a questo punto dovrebbe uscire a fine anno, la demo ci ha mostrato perlomeno che il motore delle collisioni, un'idea generale sul combattimento e intanto vendiamo che io parlo un po' troppo. Dobbiamo vendere il corno di Behemoth, vai. Ok, ci ha dimostrato quindi qualcosa. La grafica c'è, le collisioni ci sono, il combattimento è stato definito, il party esiste, la modalità di combattimento c'è e quindi non ci resta che avere tutto il resto, cioè la trama, che in Final Fantasy è decisamente importante, le missioni, dobbiamo capire come sarà, se sarà open world, quindi come in The Division, per parlare di un gioco attuale, ci troveremo vari quest giver sparsi per questo mondo molto molto esteso. Tanto possiamo ammirare Cid, che è stato rifatto in versione femminile. Non male. E parliamo, se dobbiamo parlare, parliamo. E ecco, Noctis, abbiamo portato i soldi, scusa se ti abbiamo disturbato, e lei dice quello non importa adesso perché mi dovete dare 25.000 gil. E lei ci dà la nostra amichetta, che è la nostra macchina. E con questo direi che abbiamo completato la missione base in bolletta.
ho preso un sacco di esp che non ci servirà niente. E possiamo salire, quindi possiamo salire, sì, perché non possiamo neanche parlare con Sid. Quindi è una Maserati quasi. E mettiamo guida. Guida. Guidiamo. E dove ci fa andare? Lì probabilmente. No, un bullone fuori posto. Ti dobbiamo un favore. In realtà ti ho pagato, non ti devo niente. 上乗せしたいとこだけど、この辺はおまけ。本当？嬉しいな。いいえ。今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん。Sì, vogliamo tornare a casa. Abbiamo un mezzo di locomozione adesso che non è il piede stivalato. I modelli sono belli, i modelli sia dei personaggi che dell'automobile, ma anche l'ambientazione è molto bella, dà un bel senso di mondo esteso, ampio, grande. Anche, come vedete, la zona circostante a questa piccola stazione di servizio è molto aperta, cioè c'è molto respiro in questo gioco, quindi potenzialmente ci potrebbe attendere nel gioco finale un mondo esteso all'infinito e per esempio come il nuovo Xenoblade Chronicles X, però devono appunto farcirlo di cose che non devono essere solamente mostri da battere, ci devono essere cose, ci deve essere una trama. Io da Final Fantasy pretendo una trama. Ok, funesto il cielo, corrotta la terra, scesa su di noi è l'ombra della guerra. Gloria al sovrano che tutto protegge contro il male supremo, la sua spada è legge. Dall'alto dei cieli sia benedetta la sua mano, messaggera di pace a cui tutti, ho perso il cenno. Lunga vita alla stirpe, alle gemme divine, prima dell'ultima notte dell'eterna fine. Phil Collins, 15-2, Nadir. Insonnia incaduta, annientata dall'esercito imperiale. Gli scontri sono iniziati ieri sera, durante la firma del trattato. Il campo di forza ha ceduto, lasciando la capitale priva di difese. La cittadella è stata pesantemente bombardata. Un momento. Ha dichiarato la revoca del cessate il fuoco alla luce dei recenti avvenimenti. Sa che confonde. Oltre alla morte di Re Regis, pare confermata la notizia del decesso del principe Noctis e di Lunafrea Nox Fleuret di Tenebre. Non scordare mai, a te non è concesso fuggire. Nelle tue vene scorre sangue reale, sei il sangue del mio sangue, dice Regis, nostro padre, che cammina sempre a testa alta. Square Enix dice. Grazie per aver giocato Final Fantasy XV Episodio Dusk e speriamo ti sia piaciuto. È stato un po' tempo perso, un po'. Mi è piaciuta la scena, tutta la sezione della grotta, mi è piaciuto lo scontro col Behemoth, il primo, il secondo in realtà c'è poco. L'ho trovato un po' superfluo tutto quel girare e combattere sempre, però mi rendo conto che faccia parte del grinding. È anche vero che è possibile fuggire dagli scontri, banalmente correndo avanti, non c'è bisogno di fare tutto quel grinding. Spero sia così a questo punto anche il gioco base, perché se gli scontri diventano inevitabili, ci troviamo di fronte a un altro titolo da grinding e bisogna averne la voglia. Probabilmente lo prenderò perché non ho preso tutti i Final Fantasy, prenderò anche questo, però
Sono un po' dubbioso, ho paura di trovare un titolo veramente pesante da mandare giù. Vedremo. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Chiudiamo con una ventina di minuti di anticipo, ma non credo di dare un dispiacere a nessuno, o forse sì. La prossima settimana non ci sarà Road to Release perché sono purtroppo via per lavoro. Ci sarà forse la settimana successiva, sempre che non sia il 30, ma controlliamo subito così facciamo arrivare anche l'ora e non ho niente da chiedere, scusa. Allora, io mancherò sicuramente il 22, quindi non ci sarà. E non mancherò quella dopo, quindi perdiamo solo una settimana. Detto questo, demo beta all'orizzonte ce ne sono tante. Io vi consiglio un sito che è molto bello, è in inglese, si chiama Death by Beta, che raccoglie tutte le news sulle beta mondiali con i link per potervi iscrivere alle varie beta. Io dovrei avere nuove beta da provare, le proverò la prossima volta e voglio riprendere anche Gigantic perché mi è piaciuto molto, mi piace come gioco e lo voglio provare. E detto questo, vi saluto, buona serata, ciao!